Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. La parola giustizia viene usata tante volte, la usiamo in campo sociale, politico, si usa nei tribunali, si usa anche nel linguaggio comune quando chiediamo giustizia oppure diciamo questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata. Ma nella scrittura la giustizia è qualcosa di molto più profondo, di molto più importante. Non è semplicemente rimettere a posto le cose quando si è fatta un'infrazione o c'è stato un delitto o cose del genere. La giustizia appare come una qualità vera del rapporto di Dio con noi e di noi con Dio. Diciamo che la giustizia nella Bibbia indica proprio un equilibrio fatto di amore, di rispetto e soprattutto di fedeltà. La giustizia significa essere con Dio in un rapporto e in un comportamento di relazione giusto, perfetto. Noi diremmo quella persona, no? Quando conosciamo una persona, spesso diciamo quella persona è una persona a posto, una persona per bene, diciamo. Ecco, questo è molto vicino all'idea della Bibbia. Quella persona ha saputo mettersi in una relazione vera, autentica, per la sua generosità, oppure per la sua accoglienza, per il fatto che noi lo riconosciamo innocente, lo riconosciamo retto. Ed è infatti legata alla fedeltà. È bello che quando nel Vangelo di Matteo si parla di Giuseppe, si dice egli era un uomo giusto. Lo si dice di diversi personaggi della storia della salvezza, che sono uomini giusti, perché hanno un rapporto con Dio vero, bello. Giuseppe non solo ha un rapporto con Dio straordinario, di fedeltà, di obbedienza, ma ce l'ha anche con Maria, questo rapporto di amore, di compassione, di misericordia. E allora ecco che la giustizia per un cristiano è qualcosa che va al di là, come dirà Gesù, della giustizia dei farisei. Usa questa frase, se la vostra giustizia non supererà quella dei farisei, non entrerete nel regno di Dio. E i farisei erano considerati i giusti per eccellenza. Perché? Perché erano ligi alle leggi e osservavano anche le minuzie della legge. Ma non è questa la giustizia di Dio. La giustizia deve essere più grande di questa, non perché bisogna disobbedire alle leggi o bisogna essere indipendenti, no? Come oggi si usa fare, no? Ognuno si fa legge a se stesso, ma bisogna superare quella giustizia. E chi è che è più giusto del fariseo che osserva le leggi? È colui che ama Dio al punto tale da essere anche un fuorilegge per Dio. Intendiamoci, Gesù per primo. Gesù viene condannato come un ingiusto, viene condannato a morte addirittura, come bestemmiatore, come un malfattore, dice la scrittura. Eppure la sua giustizia è infinitamente superiore a quella dei farisei, ma perché si fonda su una fedeltà a Dio assoluta, che va al di là anche della fedeltà alle piccole cose degli uomini. Perché la legge di Dio è legge d'amore. E allora quello che ci dice la scrittura, soprattutto in alcuni passi, come Deuteronomio 6, per esempio, no? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo e tu lo amerai con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, indica la via della giustizia. E San Paolo ci dirà che i giusti vivono ormai della forza, della giustizia nuova che viene dallo Spirito di Dio. È lo Spirito Santo che ci rende giusti. Impariamo allora da Giuseppe, impariamo da Gesù, impariamo da tutti i grandi giusti dell'Antico Testamento, come la fedeltà a Dio e l'obbedienza a Lui e l'amore verso i fratelli ci rende veramente giusti secondo la legge dell'amore di Dio.